Matteo Salvini sarà tra gli speaker del Congresso Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. Il ministro dell'Interno ha confermato la sua partecipazione poche ore fa. La notizia acquisisce un significato particolare per via delle polemiche sul patrocinio della Presidenza del Consiglio. Cioè sulla presenza o non presenza del logo della PDC sul materiale di presentazione della Due Giorni, che sono state alimentate da grillini di governo in questi giorni. L'altro vice premier, cioè Luigi Di Maio, aveva persino definito destra di sfigati quella impegnata a prendere parte alla manifestazione pro-life. Punto il caso, del resto, era stato sollevato soprattutto dal sottosegretario Vincenzo Spadafora, che rispetto a questo genere di tematiche ha opinioni distanti da quelle dei leghisti. La bioetica è rimasta fuori contratto di governo, Lega e Movimento 5 Stelle sanno di pensarla in maniera diversa. Ma la differenza di vedute sui valori che per i cattolici tradizionalisti restano non negoziabili sta piombando comunque nel dibattito politico, prescindendo dalla volontà delle forze che compongono l'esecutivo. Punto bisognava aspettarselo. Sullo sfondo c'è pure la legge d'iniziativa popolare sulla legalizzazione dell'eutanasia, che il presidente della Camera Roberto Fico sembra ritenere prioritaria. Punto e il governo continua a dividersi, questa mattina, il ministro della Salute Giulia Grillo, come riportato dalla Dincronos. Ha detto che non presenzierà all'iniziativa perché non le piace questa caratterizzazione ideologica che tende a ghettizzare un'altra parte dei cittadini. Le sigle organizzatrici del Congresso Mondiale delle Famiglie, intanto, continuano a inoltrare inviti, vorrebbero che i pentastellati andassero alla manifestazione di Verona per comprendere quali siano le vere necessità dei nuclei familiari del bel paese. Matteo Salvini, dal canto suo, sarà a Verona. Con lui, ancora, ci saranno il ministro per la famiglia e per la disabilità Lorenzo Fontana e il senatore che più di ogni altro si sta distinguendo per la difesa e la tutela della cosiddetta famiglia tradizionale, cioè Simone Pillon.